contacto como de permiso, que le vamos a llamar una Yo amiga. estaba. Pronto? Vorrei parlare col signor Domenico Cennamo, per favore. Sono l'operatore 145, chiamo da Enel, ufficio amministrativo. È lei il signor Cennamo? Salve, senta, noi purtroppo non possiamo dare seguito alla pratica della rateizzazione perché dall'ufficio centrale ce l'hanno rifiutata. La pratica. La pratica della rateizzazione delle bollette che le sono arrivate, dei conguagli che le sono arrivati. Ma l'Enella? L'Enel, sì, l'Enel. Non potete dare? Non possiamo dare il via alla rateizzazione. Perché? È perché dall'ufficio centrale dell'amministrazione ce l'hanno rifiutata. Adesso non le so dire perché. Guardate che è una cosa impossibile, perché adesso io oggi non l'ho fatto perché non ho avuto tempo. Io per questa pratica che parlate della pratica di 3.500 euro? Quella di 5.000, quella di 3.500 euro e ne è in arrivo un'altra. 5.000? Sì. 5.000 euro? Sì. La pratica di LL 5.000 euro? Sì. Allora, ce n'è una da 5.000 euro, una da 3.500 e una in arrivo da 2.250. Ma scusate, ma l'Enel forse è uscito un pochettino impazzito. No, abbia no, pazienza, no, scusate un momento, no. La pratica di 2.500 sì. È intestata a mia moglie la sta pagando 400 euro ogni due quella è mesi. un'altra cosa, quella è un'altra cosa. Intestato a me? Cennamo Intestato. Domenico? Cennamo Domenico via Palazziello Volla. Cioè. Sì? Allora, ci sono tre pratiche, una, tre, c'è un cinque. conguaglio da 5.000, Un conguaglio da 5.000? un altro da 3.500 e l'ultimo in arrivo da 2.250. Poi che cosa Ma ci fate con la corrente a casa vostra? io questo è quello che vorrei sapere. Ah, non lo so, io non. Ah, va bene, allora qua. Allora, adesso bolletta. Prima base principale, la pratica di 3.500 euro. Scusi, prima base principale, che vuol dire? Non ho capito. No, no, lo spiego io. La pratica di 3.500 euro è di quello lì che io vi ho mandato la raccomandata. Sì. Parlate di quella là. Sì. Ah, e quella lì è intestata a mia moglie. E quella lì, e quella lì è per la campagna. Io oggi non l'ho fatto, oggi non l'ho fatto, ma domani io faccio una lettera alla Procura della Repubblica, della per sì. prima base principale. Senta, secondo voi prima mi mandate base. Queste altre cose Allora, qua? senta, abbia pazienza. Lei non cominci. Lei è venuto. Io so che lei è Io andato in sono un venuto. ufficio a rompere tavoli e sedie, a litigare con le persone. Quindi, se c'è qualcuno che deve essere denunciato, questo è lei. Quindi, lei ringrazi Dio con la faccia per terra che non è stato denunciato subito. Che lei è stato graziato. Graziato è stato. D'accordo? D'accordo? Ecco. Allora, adesso ci cominciamo a capire. Adesso No, cominciamo a realizzare le cose. io Adesso capivo cominciamo anche a. prima, lei deve Va bene. ringraziare che non c'ero io quel giorno. No, ci può essere anche domani mattina. Quando Io posso vuole. venire domani mattina, Sì. non ci sono problemi. I soliti Io posso napoletani. venire. Allora, I soliti domani mattina. napoletani. Come? No, dico i soliti napoletani. Non sono i soliti napoletani, è la solita Enella Che c'entra? con gli impiegati che truffano a noi povera Ma che gente. truffano a voi Ma povera che gente? cosa, ma che Adesso, cosa ti sono ma i che sta napoletani? dicendo? Ma per I napoletani cortesia! non sanno il culo tanto, Ma per il favore! napoletano. Ma abbia pazienza, lei Vabbè, corre... non abbia pazienza, Lei abbia consuma la... pazienza. Lei consuma la corrente! Lei mi manda questi documenti, che poi adesso ho denunciato alla Procura della Repubblica. Ma che deve Perché denunciare? Ma per lei cortesia, paghi in Ma che silenzio! cortesia! Lei invece di consumare la corrente, paghi in Che silenzio! consumo, che consumo! Mi manda Silenzio, che la paghi! signora a casa a vedere che consuma! Ma che cazzo sta dicendo lei? È lei che si sta rubando i suoi soldi! Io? E che me ne devo fare dei Sì, soldi suoi? Io prendo uno lei sta stipendio, dicendo non ho che lei solo quel bisogno. giorno! Io Ma non che ho lei solo quel bisogno. giorno! Va bene, Io non ho va bene. bisogno dei soldi suoi, io prendo un ricco stipendio, non ho bisogno dei suoi Lei soldi. prende un ricco stipendio, Certo, esatto! Però mi manda dai miei non soldi! sono Il suo ricco un stipendio! poveraccio come lei che non può pagare neanche la bolletta dell'Enel. Io Abbia la pazienza. bolletta dell'Enel la sto pagando ogni mese! No, lei deve Ogni pagare. mese la sto Lei deve pagando! pagare questi conguagli, lei deve pagare questi conguagli. I conguagli, In l'Enel è contanti. di.
i conguagli, 100 le euro su 100 ogni 3 euro. Mesi, no, ogni 10 anni. Questi sono vecchi conguagli che sono tornati indietro due volte. E ma che cosa sono tornati indietro? Ringrazi il ma cielo. Ma che cazzo mi sta dicendo? Non dico parolacce, volgaraccio. Ma di parolacce? Io sono in faccia la il solito napoletano volgaraccio. Faccio vedere io il solito napoletano. Io faccio le, vedere. Io le apro mi la faccio testa. Vedere io il solito napoletano. Mi mando le bollette e poi io vediamo. Le apro la testa. La apro? La testa. Io gli apro tutta la persona. Se lei non lo vedeva la testa a me. Però questa cosa mi deve dire da vicino. Lei non ha il cervello in testa. Io non ho il cervello. No, lei c'ha la cacca dei cavalli in testa. Io ho il cervello e c'ho pure i coglioni. Per non mi dite la testa a te e a tutti quanti. Fabio, perché lei ha visto d'altro che cosa io sono capace di fare. Fabio, va bene. Ce l'ha detto se... Mi mandi i documenti. Fabio, firmati. Fabio. Ferma questo. Va bene. A Mimì? Chi è? Sono Fabio, ho detto finire un cane che si sente in la bottega, cano, state qua parati! Oh Mimì! Ma chi è te lei? Oh Mimì, Radio Marte, Fabio Brescia, oh Mimì, era uno scherzo! Ma andai, tu sai anche io, Fabio! Nooo!